Buongiorno per Notizie d'Abruzzo, siamo a Tollo in compagnia con il sindaco Angelo Radica. Allora, sindaco, partiamo subito dalle questioni legate alla città, le questioni della produttività e del futuro di Tollo. Master plan, che cosa ha ottenuto Tollo da questi fondi regionali e europei? Ma noi abbiamo ottenuto diversi finanziamenti, l'ultimo, quello più recente, abbiamo sottoscritto la convenzione la settimana scorsa, riguarda un finanziamento per i borghi, per i centri storici. Quindi siamo stati insieme ad altri 100 comuni, abbiamo ricevuto 140.000 euro di finanziamenti per rifare il centro. A noi è molto interessante questo progetto perché recupera l'unica zona di Tollo rimasta in piedi, perché Tollo è stata distrutta durante la guerra, e ci consente di creare un circuito anche a fini turistici, perché in quella zona di recente c'è anche l'Enomuseo, che è diventato un po' il centro della cultura vinicola della zona. Quindi con questi 140.000 euro valorizziamo il centro storico, risistemiamo un po' di impianti e stabilizziamo un po' un circuito finalizzato alla promozione turistica legata al vino. Ebbene, dal circuito delle iniziative del master plan passiamo invece alle iniziative più culturali e anche più vicine alla città di Tollo, che è un'eccellenza per quanto riguarda la produzione vitivinicola. L'anno del cibo, che cosa ha preparato o sta preparando il comune di Tollo? Ma noi quest'anno, come ha ricordato lei, è stato proclamato dal Ministero del Turismo e dell'Agricoltura l'anno nazionale del cibo, il 2018, del cibo italiano, e noi abbiamo organizzato un programma molto ricco e variegato. Lo presentiamo domani, 21 aprile, tutto il cartellone, e poi si svolge in tre date, il 19 maggio, il 2 di giugno, in quattro, il 19 maggio, il 2 di giugno, poi l'8, il 9 novembre e a dicembre. Facciamo molte cose legate al cibo, sia sportive, ad esempio il 2 giugno ci sarà una passeggiata non competitiva di mountain bike nei vigneti, si chiama Vigna Bike. Faremo una cena nei vigneti di notte, sempre il 2 giugno sera, con prodotti della terra, una cena abbastanza esclusiva fatta anche da alcuni chef famosi. Lanciamo dei pacchetti turistici insieme all'Associazione Borghi Autentici d'Italia, faremo un circuito percorso sul cibo insieme all'Istituto Alberghiero Marchitelli di Villa Santa Maria, coinvolgendo i ragazzi di Villa Santa Maria e i ragazzi di Tollo. Faremo una cosa innovativa, il primo comune che ci sta lavorando, il piano del cibo, insieme all'Associazione Città del Vino e all'Università del Molise. In sostanza ricostruiremo la mappa dell'alimentazione a Tollo, dalla coltivazione dei prodotti alla filiera corta fino all'acquisto che fanno le massaie di Tollo nei supermarket e nei vari negozi. E in ultimo, come un po' iniziative un po' più, come dire, leggere ma importanti, daremo il prossimo 19 maggio la cittadinanza onoraria a Borghi d'Abruzzo, che è un gruppo di cittadini, circa 48.000-49.000 cittadini, che vanno in giro a promuovere i borghi. E infine faremo anche la sagra di Tolle Fave, che è un piatto povero della tradizione contadina tollese, il 19 maggio sera. Come vedete, un programma ricchissimo, pieno di spunti e pieno di iniziative fatte per coinvolgere sia i cittadini ma anche per attrarre turisti. Bene, un'ultima domanda invece è politica. Lei è al sesto anno del suo mandato. Com'è il clima che respira il sindaco Angelo Radica a Tollo? Ma diciamo che qui è ancora, il clima è molto positivo, io sento ancora l'affetto, la vicinanza dei cittadini. Da questo punto di vista non ci possiamo lamentare. Naturalmente oggi, ogni anno diventa più difficile, perché abbiamo continui tagli di risorse, abbiamo ridondato. Noi incassiamo il 70% di quanto emettiamo come tasse comunali, e quindi dobbiamo fare i salti mortali per far quadrare i conti, perché se ti manca il 30% di risorse della tassazione comunale,
se riceviamo in ritardo e riduzioni di trasferimenti, in particolare da parte dello Stato, diventa difficile, bisogna fare un po' i salti in banchi. Finora ce la caviamo e abbiamo ancora molto, molto da fare, molta voglia di fare. Bene, un suo progetto personale invece per la città di Tollo? Ma una cosa, due o tre cose belle che stiamo facendo sono legate al vivere bene, e quindi stiamo cercando di fare un progetto che riguarda proprio la, come dire, la compatibilità tra agricoltura intensiva e vivere bene, cercando di recuperare i terreni incolti, cercando di creare occasioni di utilizzo migliore dei fitofarmaci nei vigneti, un utilizzo diverso, una manutenzione del territorio. Abbiamo approvato un regolamento di recente di polizia rurale che pone l'uomo, la vita, la salute dell'uomo al centro di un territorio agricolo, sì, ma molto ad agricoltura molto intensiva come Tollo. Bene, ringraziamo il sindaco Angelo Ranica, buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie.